I'm fuck your sister. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Yes baby, bentornati. E oggi ci ritroviamo in un nuovissimo episodio della Warcraft. Oh, yes baby, allora, iniziamo già male con un creeper lì. Allora, volevo dirvi intanto che se mi vedete che non ho le cuffie quelle solite è perché le ho rotte. Però questo non c'entra con l'episodio, quindi andiamo direttamente a parlare di quello cui faremo in questo bellissimo episodio della Warcraft. Yes. Allora, come avete letto dal titolo, sicuramente perché avete letto il titolo prima di entrare, oppure avete semplicemente visto il nome, eh? No, comunque, come ho scritto nel titolo, dovremmo fare questa cosa. Adesso vi chiederete del perché, questa ampolla di esperienza, vi spiego dopo, mentre costruiamo. Comunque, fare questa specie di serra, non è una serra, è per le coltivazioni, una copertura per le coltivazioni, ecco. Però mi servirà un libro, ossia, Silktouch, eccolo qui, che l'ho trovato un giorno che avevo esperienza in più e mi sono messo a fare i libri. Però, perché devo usare tanto vetro, quindi mi serve un piccone. Questo è il primo piccone diamante che crafto, non mi dà niente, ok? E dovremo metterci Silktouch. Il problema è quanti livelli mi serviranno al massimo vado a farmare qualcosa. Intanto è spawnato un altro creeper, che due palle. Poi è lo stesso di prima? Vai. Ok, è lo stesso di prima, dammi che devo arrivare. Ok, 6 livelli li ho, ti prego, dimmi che ne servono pochi. Ok, 4, perfetto. Non serve neanche che vado a farmare livelli. Possiamo, iniziamo subito con la costruzione. Visto che bravo ragazzi, il primo piccone in diamante della serie e l'ho fatto on camera, che bravo, yeah. Comunque, allora, il vetro sta smeltando, quindi adesso andiamo a prenderlo. Anche la pietra sta smeltando. Come vedete, questi sono 4 campi per ogni uno per ogni coltivazione. Di grano forse ne aggiungerò qualcuno, ma da qualche altra parte. E sì, sono belli grandi, sono 19 per 9, 19 in lunghezza, 9 in larghezza, sono un bel po'. Se io non sto raccogliendo nulla per fare la bella copertina, però qui ci faccio quasi uno stack di panini, quindi sì, sono tantini. Spero che mi basti beh, questo legno mi deve bastare quasi uno stack di legni di quercia, ne ho convertito mezzo. Anzi, spero mi basti questo mezzo stack. Ok, eccomi tornato, è passata qualche oretta dall'ultima clip, vi chiederete, ma perché qualche oretta? Perché qualche bisunto selvatico cioè, mi ha chiamato, io sono andato a giocare con lui, poi è arrivata altra gente, ho giocato con altra gente e ho sbagliato a mettere un blocco. E in tutto ciò è per dire che praticamente è passata qualche ora in cui non ho fatto un emerito cazzo. E quindi ci ritroviamo qui adesso che stiamo andando avanti. Allora, negli angoli, occhio che non distruggo tutto, se no la miniatura dopo viene male. What the heck, vabbè. Meglio ossa. Però mi serve altra legna che andrò subito a prendere. Ok, finito di mettere la legna in tutti e quattro gli angoli in questo modo. Prima cosa da fare è farsi le scale di giungla. Quindi capite che per fare questo lavoro vi chiederete: eh no, è una cazzatina. Sì, però è una roba estetica a cui ho lavorato. E adesso ho dovuto anche farmare un botto di materiali. Ed è per questo che magari dite: ma no, ma è un progetto piccolo. Non è un progetto piccolo, perché dopo alla fine vedrete che è bello gigante. Quando l'avrò finito, magari vi potrà sembrare semplice, non dico di no. Ma comunque, per tutte le ore di farming e varie robe, ce n'è voluta soprattutto per il vetro, perché ho dovuto scavare tanto di quella sabbia. Sì, ovviamente non solo per questo progetto, perché ce ne saranno altri da fare con la sabbia e quello lo devo togliere. Comunque, spero che vi piaccia e continuerò a far così. Comunque, prima o poi io sto farmando per fare un progetto ultra mega super gigante. E non ci posso credere. Ho già finito le scale e non ho fatto nemmeno un lato. Bene. Vado a formare legno di giungla e ci vediamo più tardi. Ok, ho finito di fare tutto il giro con gli scalini di giungla. Per fortuna mi è bastata la legna che ho formato, perché zio Billy mi ero alquanto incazzato se non bastava. Quindi l'ho preso, adesso sto prendendo tutta la pietra e il vetro che ho messo a smeltare, che ci servirà per fare il tetto, esattamente, lo faremo in vetro e in semiblocchi di pietra. Adesso non mi ricordo quanto altro è andato, no, infatti non c'è più niente, ok. E quindi iniziamo a fare questo tetto. Così dopo questo video finalmente saremo autosufficienti anche nel punto di vista del cibo. Quindi Quadro, grazie per tutto il grano che ci hai dato in questo tempo. Ma per tua fortuna non avrò più bisogno. Comunque ragazzi, vi ricordo che se ve lo siete persi, sabato è uscito il primo episodio della Pixelmon. Andatelo a vedere perché è una serie bellissima, a cui tengo moltissimo e voi ora l'andrete a vedere. Comunque, detto questo, iniziamo a mettere giù il vetro, quindi questo non ci serve, il piccone con Silktouch ce lo abbiamo.
Magari ce lo mettiamo anche in mano e ci prendiamo del vetro. Eccolo qui il vetro. Che palle che... No, non lanciare via il vetro. Non lanciare via il vetro, raccogliere il vetro, ok. Lancia via la carne marcia che non mi serve. E iniziamo a fare il giro partendo dal legno. Quindi da qua sopra iniziamo a fare tutto il giro. Ovviamente perché ho preso la pietra, perché non la ricoprirò soltanto di vetro, anche perché dopo è brutto e faccio i video brutti e io voglio fare i video belli. Quindi fuori mettiamo uno strato di slab così, però in modo che si veda la parte sopra del vetro. E parte il timelapse con tutto io che faccio il giro e sì, ho avuto l'idea prima mentre costruivo di fare il timelapse. Infatti ci sarà un momento del tipo si blocca e poi parte il timelapse, una roba bellissima. Professional YouTuber, yeah! No, sono caduto! Buono, Ok quindi... ragazzi, sono arrivati due aiutanti qui che mi stanno aiutando, il Nabbo e JC. Davvero, gli Ciao aiutanti raga! aiutano? Eh sì, gli aiutanti. Ciao a tutti. Non ci avevamo un cazzo da fare, quindi... Scegliete schiavi o aiutanti, per me è uguale. Ops. E sì, adesso parte il timelapse di noi che stringiamo questa costruzione. Alla fine basta metterci vetro e pietra così. Facci, facci. Devono scegliere lingua, vetro o pietra. Ho Vetro o pietra, vetro o tutto pietra. con la mia remoscia, bellissima. Ah, oh, ah, oh. I'm fuck your sister. Va bene raga, abbiamo finito, come vedete abbiamo terraformato tutto grazie all'aiuto di Simone e anche più o meno di JC. Più o meno. Sì, dai. Come vedete adesso non tocca più neanche, cioè sembra che le colline siano del tutto Ascolta, naturali. io devo andare a mangiare, devo andare a prendere la pizza. Va bene, ciao, allora saluta che questo è l'outro. Ma il video l'hai finito? Stai facendo l'outro, l'intro, il Questo è cazzo? l'outro. Come Va l'altra bene. volta. Hai detto che ti è Ciao a piaciuta. tutti, amici. Ciao. Buona pizza. Vaffanculo. Vabbè, ciao a tutti. Okay. Ciao a tutti, vaffanculo. Ok, dopo Cosa questo. stai facendo? Vi saluto così. No! No, 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 no. Ma porca Io vacca. muoio. Ma tu ogni volta così, ma andate a disiscrivervi sul No, canale. mi porta visualizzazioni sparare alla gente. E non è uno scherzo. Vabbè, ciao a tutti, raga. Ciao. No! Lo prendevo se non uscivi. Vabbè, comunque. Oh, minchia. Che Alla fine, schivata vai assurda. via, hai salutato, ora te ne puoi Vabbè, andare via, ciao. ciao! Se n'è andato. Devo trovare probabilmente qui in mezzo metterò qualche glowstone perché con qualche tappeto marrone sopra, però adesso devo vedere l'estetica come sta. Qua mi sono fatto dei panini, ho rovinato tutto il campo bello di grano. Da dentro si vede così con l'acqua qui di fianco che sembra dei canali, molto bello secondo me Sì, l'effetto. veramente molto carina l'uscita. Poi c'è stati Simone con la sua pala devastante ha distrutto mezze montagne qua. E siamo stati veloci a terraformare il tutto. Quindi, raga, io vi chiedo di lasciare like, iscrivetevi, commentate e passate dal canale anche di GC e di Simone che trovate come al solito qui sotto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!